In questi giorni sono in discussione in Parlamento alcuni emendamenti alla legge di conversione del decreto Cura Italia che introducono nel nostro ordinamento forme di esclusione della responsabilità civile e amministrativa e limiti della responsabilità penale per i vertici gestionali delle aziende sanitarie pubbliche e private, cosicché le stesse strutture sanitarie e i vertici manageriali, nei casi di eventi dannosi legati al coronavirus, non risponderebbero neanche per colpa grave, fatte salve ipotesi specifiche e assolutamente residuali. Ora, se i limiti alla responsabilità penale, civile, amministrativa sono giustificabili per i medici che operano in condizione di emergenza sprovvisti di adeguate forme di protezione, l'estensione alle aziende manager delle stesse limitazioni appare una ingiustificabile deroga allo Stato di diritto, lesiva di diritti fondamentali del cittadino, ma altresì degli stessi medici operatori sanitari, spesso vittime del coronavirus, i quali, nel caso di approvazione di questi emendamenti, si troverebbero privati di strumenti di tutela anche di tipo risarcitorio da far valere nei confronti delle loro strutture sanitarie datrici di lavoro. Per questi motivi, ma altresì per affermare lo Stato di diritto, i cui principi devono essere tenuti ben saldi proprio quando si operi in regime di straordinaria emergenza, quale quello che stiamo vivendo, e quindi al fine di contenere eventuali derive incostituzionali del sistema, l'associazione Logos Eius chiede che questi emendamenti vengano ritirati dai parlamentari proponenti e che rimangano impregiudicati i poteri del giudice ordinario, di accertare di volta in volta, per i casi concreti, le eventuali forme di responsabilità.